I volti e le voci degli abitanti della Gazzera bersagliati dai furti in casa ormai quotidiani. Una nuova legge sulla legittima difesa necessaria per il giurista veneziano Daniele Trabuco. Nella nostra Costituzione però non c'è posto per il Far West. Fiamme all'interno del centro commerciale La Piazza Favaro Veneto, i pompieri spengono il rogo. I cittadini della terra ferma vicini a Matteo Salvini, la vicenda della nave Aquarius è una vergogna europea, dicono. Buonasera, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano in primo piano. La rivolta scoppiata alla Gazzera contro i ladri, perché i furti ormai in questa zona sono pressoché quotidiani. Noi abbiamo subito due furti in due mesi e poi il vicino proprio l'altro giorno si è trovato praticamente gli oscuri, stavano staccando gli oscuri, svitando le viti. Quanti qui avete subito un furto in casa? Beh, io ne ho subito uno e uno l'ha subito mia suocera. Sono i volti e le voci terrorizzati dalla gente della Gazzera. Dopo i furti di giovedì scorso siamo tornati ai condomini Mimose Azalea in via Seggiano, vicino al liceo Morin. Qui i ladri e predoni la fanno da padroni da tempo. Svaligiano case, garage, box, negozi e contro di loro si chiede il ritorno delle ronde, ma stavolta armate, come domanda il pluriderubato tabaccaio Michele. Io ne ho subiti sei, per cui io consiglierei una cosa sola, la ronda di quartiere, due persone armate che girano tutta la notte per il quartiere. Secondo me è l'unico sistema per debellare i furti. Questa ragazza che si è trovata faccia a faccia con i ladri li ha denunciati, fornendo pure il loro identikit ai poliziotti. Ora ha paura e la sua faccia non può mostrarla, ma parla e racconta a ruota libera. E li ho anche visti uscire dalla finestra di casa mia. Stavo rientrando dal lavoro alle 7 di sera. Quelli poche cose che potevano rubarmi erano tutti ricordi, regali e ricordi. Sei violentato nelle cose più intime, nella tua sfera più privata e non vivi più tranquillo, questo sicuramente. Siamo un po' preoccupati, forse ci vorrà più vigilanza anche da parte, dicono che come si chiamano quelli di quartiere che vanno a vedere, sì, è un palliativo questo, dovremmo avere più sicurezza da parte delle forze di polizia. Gente come Lucia, che per quanto stremata dai malviventi, nella sua apparente fragilità invoca l'uso delle armi come legittima difesa. La seconda volta, quando ho aperto la porta e ho visto che ovviamente erano passati un'altra volta, non ci ho pensato su e sono corsa dentro, per cui se li beccavo probabilmente. Poi il discorso, no, di difendersi, di potersi difendere a casa propria. E parliamo proprio di legittima difesa, perché secondo il giurista veneziano Daniele Trabuco serve una nuova legge. Certo, dice, però nella nostra Costituzione non è previsto il Far West. A favore di una nuova legge sulla legittima difesa anche il giurista veneziano Daniele Trabuco, in visita alla madre che vive proprio alla Gazzera. Devo dire la verità che io fino a questo momento non mi ero ancora espresso sul tema, credo che però la norma così com'è, ricordiamo che il nostro codice penale risale al 1931, quindi non è proprio dell'altro ieri e necessita sicuramente un adeguamento, ma l'adeguamento, ripeto, riguarda proprio la natura giuridica dell'istituto, che appunto oggi è considerato come una scriminante e non come un diritto. Probabilmente l'esperienza di altri ordinamenti giuridici, penso a quello degli Stati Uniti d'America, dove la legittima difesa è un diritto soggettivo, potrebbe aiutare anche in Italia a cambiare prospettiva e a cambiare tipo di impostazione. Perché la legittima difesa nel nostro ordinamento italiano è una scriminante, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire una causa oggettiva di esclusione della configurabilità del reato, non è un diritto soggettivo. Quindi sarebbe opportuno, alcuni penalisti importanti del nostro paese hanno spinto perché la norma in qualche modo venisse modificata, ad esempio sulla scia di quanto avviene nell'ordinamento americano, cioè di fare in modo che la legittima difesa più che una scriminante sia un vero e proprio diritto soggettivo azionabile dal soggetto. Di seguito ecco spiegata come avverrebbe la modifica della legge vigente.
Per fare questo cambiamento è necessario intervenire per via legislativa attraverso una legge del Parlamento che modifichi, che intervenga proprio sul codice penale, in particolare sull'articolo 52. Dovrebbe esserci come tutta una legge ordinaria, la maggioranza semplice, quindi una volta che sia rispettato il quorum partecipativo nelle due Camere, essendo una legge ordinaria basta la maggioranza semplice, cioè che i sì voti superino i no. Ma il docente esperto costituzionalista però mette in guardia: nella nostra Costituzione non c'è posto per il Far West. Ovviamente con tutta una serie di cautele per evitare ovviamente un Far West che creerebbe poi una situazione di incontrollabile anche proprio sotto il profilo dell'ordine pubblico. La cronaca ci porta a Favaro Veneto per un incendio scoppiato all'interno del centro commerciale Le Piazze. Vigili del fuoco costretti a fare gli straordinari per due incendi scoppiati a breve distanza di tempo nella terraferma veneziana. Il primo episodio, poco dopo le 3 di notte in via Villabona, a prendere fuoco per cause ancora da stabilire una baracca adibita a ricovero di mezzi agricoli e strumenti da giardinaggio. I pompieri arrivati da Mestre con due squadre hanno spento il rogo, evitando che le fiamme si estendessero all'attigua abitazione. Tutto il contenuto della baracca è andato completamente distrutto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate alla luce del giorno. Neppure il tempo di tirare il fiato ed è arrivata una nuova chiamata. Erano circa le 6 del mattino quando le fiamme sono divampate nel magazzino di un laboratorio idraulico all'interno del centro commerciale La Piazza a Favaro Veneto. All'origine del nuovo incendio molto probabilmente un cortocircuito. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi e 12 operatori da Mestre insieme ai volontari giunti in soccorso da Milano. In circa 1 ora e mezza hanno domato il rogo, impedendo l'estendersi dei danni alle altre attività del centro. Ci occupiamo ora della questione della nave Aquarius. Cosa pensano i cittadini della terraferma veneziana? Siamo andati a chiederglielo. Salvini, ha fatto bene o ha sbagliato a decidere di chiudere i porti italiani per i migranti? Ma io credo che, da quel poco che so da universitario, credo che la scelta di Salvini sia più una scelta anche per riscuotere dei consensi che ha raccolto con questi metodi che la gente chiama populisti, da una parte. Dall'altra un po' è anche un primo inizio di autorità da parte dell'Italia nei confronti degli altri stati europei che finora non si sono fatti sentire. Quindi diciamo che potrebbe essere vista in modo positivo questa azione di Salvini come segno nei confronti degli altri stati, a mio modo di vedere. Che possa essere giusta nel tempo non lo so, però al momento è un gesto eclatante che un po' sveglia e scuote gli altri stati europei. Sinceramente il problema è talmente grosso che io non pensavo che ci mettessero 5 giorni a venire da Malta alla Spagna, per cui se tu pensi che delle persone devono rimanere in condizioni un po' precarie per 5 giorni, uno di cuore si sente di dire portiamoceli a casa noi, però poi devono essere ridistribuiti, quando stanno meglio si prendono e si spostano. Mandarli in giro per il Mediterraneo non ha nessun senso, portiamole nei nostri porti e poi si cerca di fare una politica che sia di, non lo so, condivisione con l'Europa, cioè, è talmente vasto il discorso che... Perché l'Europa non funziona in questo. Noi non abbiamo questa capacità europea, questa Unione Europea di solidarietà. Quindi siccome ci siamo sobbarcati, sperando che adesso è ora che alziamo un po' la testa e la voce a Bruxelles, perché anche gli altri paesi possano assorbire queste persone. Si deve regolamentare a livello europeo questo flusso indiscriminato, insomma, di persone. Per questa sera da Venezia è tutto, grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci.